All'interno di Nuovo GLA sono un concentrato di sportività e tecnologia. Saltano all'occhio tanti elementi estetici tipici di questo allestimento premium, come per esempio il volante appiattito nella parte inferiore o la pedaliera sportiva con predellini in gomma. Troviamo anche i sedili in pelle ecologica e microfibra dinamica con cuciture rosse a vista che garantiscono una seduta eretta e tanta abitabilità sia per i passeggeri anteriori che per quelli posteriori, tanto spazio per testa e spalle. Nella plancia troviamo posizionato il sistema MBUX con un doppio schermo da 10,25 pollici che possiamo controllare con comandi touch passando da un menu all'altro, telefonia, navigazione, menu multimedia, semplicemente con un tap. E comando a portata di voce, basta dire «Ehi Mercedes, che tempo fa a Roma?» e subito la Mercedes vi risponderà. Ma i comandi touch non riguardano solo lo schermo centrale, ma anche il volante, che è un centro di comando e dove troviamo dei comandi touch sia a destra che a sinistra per regolare le visualizzazioni dei vari schermi. Nel volante troviamo anche altre pulsantiere, per esempio per il controllo del menu della telefonia o dei volumi e anche per controllare i sistemi di aiuto alla guida come il tempomat o il limitatore di velocità che sono di serie. Nella console centrale troviamo anche il touchpad, un comando a sfioramento tattile satinato per scorrere meglio col dito e che ci permette di controllare lo schermo centrale e di passare da un menu all'altro. Sempre nella plancia troviamo il ComfortMatic, il climatizzatore bizona automatico che troviamo di serie e che possiamo regolare sia dalla pulsantiera, sia dal menu touch, sia con il comando vocale. Basta dire «Ehi Mercedes, sento freddo, puoi alzare la temperatura?» E un altro elemento sono le bocchette. Le bocchette che sono galvanizzate per far risaltare le luci ambiente che noi possiamo cambiare in 64 colorazioni. Sia da un menu specifico, dove possiamo personalizzare il colore o le animazioni, per esempio nelle luci di benvenuto o nelle luci di climatizzazione, oppure con la voce. «Ehi Mercedes, vorrei la luce blu!» E subito andiamo a cambiare. Le luci si trovano anche nella parte inferiore, per esempio nella pedaliera. Tanti sistemi di sicurezza attiva di serie che arrivano dalle classi Mercedes di gamma superiore, per esempio radar anticollisione che riconosce un pericolo di collisione con pedoni e vetture e può frenare la vettura, o il sistema antisbandamento che corregge la nostra traiettoria, e questo grazie alle telecamere che sono state appena inquadrate.